Con la maxi operazione Propagine si è scoperto ufficialmente che l''Ndrangheta aveva stabilito una filiale a Roma. Qual è il peso di questa mafia oggi nella capitale? Lo chiediamo a Lorena Di Galante, capo del secondo reparto della direzione investigativa antimafia. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Allora, la prima domanda a lei. Le dicevo, dopo questa operazione, ma anche dopo altre operazioni, si ha quasi la sensazione che l''Ndrangheta in qualche modo abbia soppiantato le altre due grandi mafie, Camorra e Cosa Nostra. È così, secondo lei? Guardi, il fenomeno dell''Ndrangheta che si riferisce alla nostra operazione è sicuramente molto importante, nel senso che per la prima volta si è determinata una locale di 'Ndrangheta a Roma, è stata disvelata una locale di 'Ndrangheta. Dire che sono state soppiantate altre organizzazioni criminali, decisamente sarei un pochino più prudente, nel senso che l'indagine ha consentito di capire che c'è un equilibrio fra le organizzazioni che gestiscono traffici illeciti nella capitale, perché chiaramente cercano di riempire i vuoti che vengono lasciati di volta in volta che c'è un'operazione che disarticola una consorteria. Quindi è un momento abbastanza importante per quanto riguarda l'intervento che abbiamo fatto sull''Ndrangheta, ma l'equilibrio importante è che, come si è potuto disvelare, non c'è stata un'aggressività tale da poter dire che ha soppiantato tutti. C'è un equilibrio sicuramente. Cioè, si spartiscono il territorio, non si pestano i piedi, altrimenti sarebbe guerra. Cercano di lavorare, di infiltrarsi in sommersione, quindi di gestire ognuno il proprio spazio per poter fare affari, ognuno nel suo ambito. Venendo invece alle mafie capitoline, qual è il rapporto dell''Ndrangheta con i clan autoctoni, anche stranieri? C'è un rapporto di sudditanza nei confronti della mafia calabrese? Le si riconosce una supremazia? Oppure tutti, anche in questo caso, si siedono a questo tavolo da pari a pari? Ma, si siedono a un tavolo, più che altro cercano di gestire gli affari ognuno nel proprio ambito. Quindi direi che si gestiscono a livello imprenditoriale, gestiscono sia il traffico agli stupefacenti che l'infiltrazione nel tessuto economico-finanziario come delle holding. Quindi chiaramente c'è un equilibrio imprenditoriale. Senta, la lezione di Giovanni Falcone è quanto mai attuale, basta seguire i soldi e così è stato anche con l'operazione Propagine. Assolutamente sì, io direi che Giovanni Falcone ha avuto una visione futuristica delle organizzazioni criminali, ha capito che gli investimenti e il flusso di denaro iniziava ad essere la loro mission e per disarticolarli bisognava seguire il denaro e trovare gli investimenti. Sono passati 30 anni e decisamente il metodo è ancora quello. Ecco, 30 anni, che cosa significa questa data oggi? Beh, significa sicuramente memoria, la cosa principale è la memoria, ricordare cos'è stata l'opera di Giovanni Falcone e cos'è l'opera di tutti coloro, magistrati, forze di polizia, direi anche società, perché se riusciamo in qualche modo a contrastare le organizzazioni criminali. E anche perché la gente ha maggiore convincimento C'è una coscienza antimafia. una coscienza antimafia molto forte che noi stiamo portando nel territorio, Che come voi sa, diffondete. Grazie alla segnissimo di dottoressa Di Galante per essere stata con noi.